Wahey Kooj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrea Linkraman. Oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Ed oggi finiremo anche il quinto capitolo, ci manca solo l'ultimo livello. Io sto giocando tantissimo a questo gioco che mi sta davvero prendendo molto. Come vedete appunto ho anche sbloccato altri boss che già ho affrontato e ho sconfitto abilmente tranne quelli dove c'è scritto New, che ovviamente non ho ancora fatto, che però penserò di fare a breve. Comunque se dobbiamo affrontare Diamantosso per questo ultimo dungeon e poi completare il quinto capitolo, e magari se faccio in fretta ci dirigiamo anche al prossimo. E ho due mappe del tesoro che userò subitissimo per trovare l'uscita. Non mi interessa se le trovo o se non le trovo. Ne ho addirittura, ne ho tante da parte. Comunque sia, non mi interessa se l'uscita è vicina o lontana. Ecco, ovviamente quando uso le mappe l'uscita è vicina. Però sinceramente non mi dà fastidio la cosa, perché l'ho detto, non mi importa se è lontana o vicina, l'importante è trovarla subito. Questa ad esempio pure non era tanto lontana, però sai come quando ti addentri in una stanza a trovarla non è mai troppo facile. Abbiamo anche comunque sia dallo scorso episodio, se vi ricordate, Gibanyan, buonanotte, Usabion e Overnian, quindi insomma abbiamo tanti compagni. Ho messo lui in squadra al posto di Bovindovino, perché Bovindovino per evolversi non ha bisogno del livello ma dell'acqua eterea, che non so quando troverò. E poi, Komasan mi ha imparato anche la tecnica curativa, quindi ho lui in squadra. Preferisco così. Ma dirigiamoci al boss e non perdiamo altro tempo. Perfetto, ci siamo. Vediamo un po' di Diamantosso. Vediamo un po' se riesco a sconfiggerlo senza... senza usare blaster. No, via da qui Andra Link, bravo. Perfetto, ora puoi andare. Continua a colpire, non ti preoccupare di nulla Andra Link. Vai, finita. Prima che facesse il suo attacco Energimax, perché sennò quello ci distruggeva. Eccolo, va. Questo fa malissimo, ragazzi. Fa davvero male questo. Ah, la zucca. Ma che diamine. Vabbè, prendiamola, posso rivenderla per fare un po' di sfereoni. Una piccola consolazione. Ragazzi, sto giocando davvero tanto. Tant'è che sto cercando di reclutare Necolumbus per trovare subito l'uscita delle scale per farmare più velocemente, ma ne ho sconfitti 30, ancora nulla. Ed è questo che odio anche di Yo-Kai Watch. Non riesco neanche a reclutare Carnino per fare amicizie più velocemente con gli altri yokai. È questo che odio di yokai. Ok, una chiave nuova. Due chiavi nuovi. Due chiavi, non due chiavi. Ah, ok, quindi abbiamo preso una delle spade del tesoro. Penso che sia quella verde, non vorrei sbilanciarmi. Adesso andiamo ad aiutare il popolo Doyagari. Ah, Doyagari, sì, il popolo Doyagari, quello che è stato attaccato appunto da Dandori. Ma guarda un po', pare proprio che il villaggio stia per essere protetto da voi. Detta un po' così. Dandori! Lascia che ti dia una chiave? Di nuovo la magia dell'altra volta che ci fa addormentare. Oh, stai reagendo la spada! La spada sta brillando di luce propria! Oh, non ha sortito effetto il suo incantesimo? Sì, sembra che la spada ci abbia protetto. Non da tu? Non importa, fratellone, prendiamocela e andiamocene. Prendiamola e andiamocene. Ragazzi, eccomi! E arrivano anche loro. Oh, veniamo al rapporto! Lo sappiamo, pronto a combattere! E va bene, ce ne andiamo, torneremo più numerosi. Fratellone, ci rincontreremo, Busters. Bene. E si danno a gambe. Non riesco ancora a riprendermi. Torniamo al campo per ora.
Sì, perché infatti sono un po' barcollanti, vedi? Non è come quando si muovono normalmente, proprio barcollavano. Ancora intontiti? Ma due Jibanyan-ti, perché si bugga in questa maniera, Koma-san? Anche nello scorso episodio me l'ha fatto notare un ragazzo. Effettivamente c'erano due Jibanyan-ti ed anche adesso. E poi si muovono insieme, capito? Grazie per l'aiuto, ragazzi! Grazie a voi per aver preso la spada del tesoro. Una spada del tesoro non basta da sola. Dani! Questa volta ci è andata bene, ma solo perché sono arrivato io. In totale le spade sono tre. Beh, non ci resta che andare a trovare le altre allora. Forse andiamo a prendere le altre spade mancanti. Ecco. Cosa c'è che non va? Ecco, vi chiedo scusa, io sono diffidente nei confronti di... Sono stato diffidente nei vostri confronti, ma avete aiutato il villaggio. Quindi probabilmente ci sta dicendo che insomma adesso si fida di noi. Una persona da solo non è sufficiente, ma se tutti lavorano insieme si ha un potere inimmaginabile. A questo punto, ragazzi, mi chiedo una cosa. Andiamo avanti? Facciamo anche il sesto capitolo? Maci, dai. Andiamo, Buster, andiamo a prendere anche le altre spade. Sì, se finisce... Bella la voce. Accidenti. Bellissima. Se lui entra in squadra, allora posso levare quello che ho messo adesso, che è forte comunque, ninja, eh. Apro un sigillo. Bene, anche Usapion. Perfetto. Lui però mi sa che non cura. Mi sembra che Usapion non curasse. Comunque sia, continuiamo anche con un altro capitolo. Andiamo avanti. Ma sono le 6? Sì, no, ancora non sono le 6. Però il capitolo lo è. Oh. Ok, non ho capito tutto quanto, ma... Contro di lui, è possibile? Perché c'era scritto un grande nemico, mi sembra. Non ho capito bene se era nemico, ma c'era scritto grande. Un po' di kanji me lo ricordo. A forza di leggere sempre lo stesso. Ma chi va là? Ma tu sei un Busters? Ciao, io mi chiamo Koma-san, piacere. Oh mio Dio, si è spaventato. Cosa c'è che non va? I miei compagni mi hanno detto di vegliare, di fare la guardia a questa zona. Ok. Ovviamente lui fa parte della famiglia Bundori. Questo posto mi fa paura. O è pericoloso? Questo mi sa che è tipo il tontolone del gruppo. Allora, ogni modo sembra che stia facendo amicizia con Koma-san. Io sono Tanto e faccio parte della famiglia Bundori. La famiglia Bundori, quella che deve scontare milioni di anni. 10.000 anni, un milione di anni di prigionia. Una delle, non mi ricordo di preciso com'era. Sì, proprio quella. A dire il vero, però dovrei ancora essere in prigione per un anno e mezzo. In totale erano tantissimi anni, invece forse singolarmente di meno. Lui poi si lamenta che si ritiene un fallimento per la squadra, però Koma-san dice: ma no, dai, un giorno sarai anche tu un bravo ladro. Perché quello fanno. Comunque sia, gli sta dicendo del gelato. Vuole dargli il gelato! Non ha mai mangiato. Non può credere che quello è un gelato. Ma dai, mangialo, su! Non fare troppi complimenti. Dai, su, sì, davvero, te lo vuoi dare davvero. Mangia! Sì. Mangia. Per favore, non mi far leggere tutto il testo che non serve. Ah, ecco. Dove? Dov'è? Questo gelato è delizioso! E anche lui comunque si è contento di mangiare gelato. Dice che non è una cosa di tutti i giorni mangiare gelato. Infatti per mano ha un lecca lecca gigante. Koma-san, grazie per il gelato. Non c'è di che.
Ecco. Parla pure, dimmi tutto quello che vuoi. Davvero grazie. Una persona a cui piacciono così tanti dolci non può essere cattiva. Sì, vabbè. Magari lui è buono, però i fratelli lo costringono. I fratelli, la famiglia lo costringe ad essere cattivo. Quindi ora possiamo portare 15 colpi. Quindi ora possiamo portarci più colpi, più proiettili per le nostre armi. A questo punto, fammi vedere che livello è Overnian. Perché Usapion, lo so, non è che mi dispiace Usapion, però Corossi in squadra. Capite che comunque sia livello 5. Aia, aia. Spara il raggio laser. Però comunque sia, salendo di livello, potrebbero imparare altri attacchi. Allora, per il momento lascio così i componenti. E come sanno tengo come healer. E poi nel caso trovo l'acqua eterea faccio evolvere lo yokai, appunto. Boh, indovino. A quanto pare abbiamo un big boss che è Manitut, se non sbaglio. Affrontiamolo e poi concludiamo l'episodio. Perché, ragazzi, ci stiamo addentrando in territori piuttosto ostili. Stiamo avvicinando sempre di più alla fine del gioco. Non manca da molto, mancheranno 10 episodi massimo. Proprio lo dico tranquillamente, 10 massimo. Quindi prima che esce Pokémon Spada e Scudo, possiamo stare tranquilli. Dipende poi se faccio anche post game e quanto ne faccio, ovviamente. Vediamo un po' se l'armamento che troviamo. No, fa pena anche l'armamentario. Però sta spada non fa pena. La vedo bella tosta. E invece fa pena anche la spada. Andiamo avanti, va. Perfetto. Manitut, stiamo arrivando. Già la chance? Non ha fatto un danno, non ha fatto un singolo danno. Però oggetto perduto. Almeno l'oggetto perduto, ragazzi, almeno quello. Ci è andata molto bene. Vediamo cos'è. Sperando che sia qualcosa di bello. Ma vabbè, ci facciamo un po' di spereoni. Due nuovi amici! La trottolina e il pesciaccio. C'è l'or, c'è l'or, c'è l'or! Le prove per il momento non sono ancora difficili. E poi siamo in gran forma. Potremmo non avere bisogno di aiuto degli altri. A che ti stai riferendo? Sta dicendo che ci sono che in questi su quest'isola ci sono degli spettri che volano liberi nel cielo, degli yokai. Ah, quindi sono dei boss, perché lui sta dicendo, capisco, in effetti è difficile battere un nemico che vola. Non stava dicendo qualcuno che dovrebbe venire in aiuto, ma qualcuno da sconfiggere. Dovremmo prendere delle precauzioni. Oh, getto scoop! Ogni volta ci fa prendere colpi. Ho una cosa da farvi vedere, anche se non hai voglia, devi per forza vederla. È per caso un nuovo tesoro? Sì, è lo Yokai Snipa! Il fucile Yokai? Lo voglio, ma nella vita vera lo voglio. Ora dobbiamo assolutamente provarlo. Accidenti, lo voglio provare a tutti i costi, ma vorrei farlo nel prossimo episodio. Va bene, lo facciamo nel prossimo episodio. La prima cosa che faremo sarà andare a provare questo fantastico fucile. Kuj, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto. A me, personalmente, questa serie sta piacendo tantissimo.
Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!